sabato santo, poco dopo mezzogiorno, un manipolo di legionari romani ha proceduto alla cattura di Gesù, il quale, assieme ai due ladroni, è stato condotto davanti alla chiesa dell'Immacolata per essere percosso senza pietà. Alle 13 ha preso il via la processione dei misteri dolorosi, una variopinta rappresentazione, cioè, del più grande dramma della storia dell'umanità, che ogni anno riesce a calamitare l'attenzione dei media e di un gran numero di persone. Dietro il tamburo e la croce di guida coi cantori, i soldati scortavano i tre prigionieri. Il Cristo, sofferente sotto la pesante croce di legno, veniva deriso e spintonato senza tregua dai giudei. Lo seguivano i disciplinari, i penitenti incappucciati che si percuotevano con le discipline, i portatori della varetta, sorvegliata dagli alabardieri, e la banda musicale di Albi. Chiudevano il corteo il secondo tamburino, un altro gruppo di cantori, le addoloratine e il simulacro della Vergine addolorata, al cospetto della quale, in prossimità dei calvari, dei sepolcri e delle croci giurisdizionali, i giudei, trascinando il Messia in forsennate corse, si inchinavano per ben 3 volte tra il surreale silenzio degli astanti. Vergine! Terminata la processione, ha avuto inizio nella chiesa matrice la veglia pasquale. Don Vincenzo Gallelli, dopo lo spegnimento delle luci interne e la consacrazione del fuoco, ha acceso un grande cero, col quale avrebbe poi benedetto l'acqua, e invocando la luce di Cristo, ha raggiunto l'altare. Riaccese le luci, tra gli applausi dei presenti e al suono allegro di campane e tamburi, è emersa imponente dall'umile sepolcro, vigilato da 2 alabardieri, la leggiadra figura di Gesù risorto.
La mattina della domenica di Pasqua è uscita dalla chiesa di San Domenico la processione del Cristo risorto, alla quale hanno preso parte, oltre ai tamburi, alla banda musicale di Monasterace e a un gran numero di fedeli, gli stendardi delle confraternite di Santa Caterina d'Alessandria e del Santissimo Rosario. Giunto in piazza Fosso, il bianco stendardo, dopo aver rivolto tre inchini in direzione del Cristo, è partito all'inseguimento di un tamburino. La prima tappa della singolare corsa si è conclusa nei pressi del convento di Santa Maria degli Angeli, la seconda in località Carra, dove lo stendardo si è ricongiunto alla processione per proseguire il cammino fino alla chiesa matrice. Quindici minuti prima di mezzogiorno, il bianco stendardo della confraternita del Santissimo Rosario ha ripreso la sua corsa dallo spiazzo antistante alla chiesa dell'Annunziata, impaziente di rivelare alla Vergine Maria, appena uscita dalla chiesa di San Domenico, la lieta novella della resurrezione del Figlio. Passata del rosso stendardo della confraternita di Santa Caterina d'Alessandria, rappresentante l'Apostolo Giovanni, in piazza Santa Barbara, ha dato quindi inizio alla coinvolgente marcia di avvicinamento tra Gesù e la Regina dell'Universo. I presenti, intenti a contare a voce alta i tre inchini delle statue, sono stati investiti da un'indescrivibile emozione nel momento in cui il priore della confraternita del Santissimo Rosario, Enzo Gallelli, è riuscito a sfilare con destrezza, in corsa, l'abito da lutto alla Madonna. La compronta, l'incontro cioè tra Maria e Gesù, è stata salutata dagli applausi e dalle lacrime di gioia degli spettatori e subito dopo dal tradizionale ballo degli stendardi.